Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz. Ci troviamo quest'oggi per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella Entranò. Ugo Lombardi, buonasera. Salutiamo la regia centrale, Ugo Moreno da Modena. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo il nostro editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia, Massimo Bonella. Ciao Massimo. Ciao, buonasera da Pineta Oggi TV a tutti. Benissimo, io passo subito la linea a Ugo per i saluti al network e di seguito a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Ugo. Ti ringrazio Antonella per la linea. Come sempre voglio ricordare a tutti quanti i nostri radio e video spettatori che ormai da diverso tempo Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio. Oltre alle due radio classiche, come dico sempre, che sono Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modera Noi Radio. Inoltre, le ultime tre, come mi piace dire, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire sulle nostre web TV, sia sul link di radiosites.it che ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Come dico sempre, che cerco sempre almeno di ricordare, le chat sono aperte e io consiglio caldamente di scrivere, e ovviamente così da poter avere le vostre impressioni o se volete fare domande. Con questo è tutto, ti ripasso la parola. Antonella. Grazie subito a Massimo Bonella per gli aggiornamenti. Massimo? Sì, grazie ad Antonella Intranò, un saluto anche a Ugo Lombardi, alla regia questa sera di turno c'è Modena Ugo Moreno, alle 22.12 abbiamo infatti un aggiornamento appena giunto in redazione, si parla di un forte terremoto che ha colpito nuovamente lo stato dunque, che ha colpito nuovamente l'Iran, è stata una scossa avvertita anche nella capitale, magnitudo è 5.2, è stato avvertito a Teheran creando panico nella metropoli, lo riferisce il sito di sismologia dell'università della capitale iraniana. L'epicentro sarebbe a Malarb, a 39 km dalla capitale iraniana. Il 1° dicembre, lo ricordiamo, che un altro terremoto di magnitudo 6 aveva colpito l'Iran, 58 km a nord-est della città di Kerman, a sud di Teheran. Il 12 novembre altrettanto forte, anzi sarebbe il caso di usare il superlativo assoluto, un fortissimo terremoto di magnitudo oltre 7, precisamente 7.2, ha scosso il confine nord tra Iran e Iraq. Furono 530 i morti, naturalmente molti feriti. Prima di passarvi la linea, vediamo di dare uno sguardo alla nostra testata pianetaoggitv.net. Dunque, in primo piano abbiamo uno speciale di Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale che viene in onda anche sulla rete terrestre e radio in FM stereo. Dunque, colgo l'occasione per ricordarvi che proprio questa sera, intorno alle 23, tra Pronto. circa, prego, se mi chiamate dalla regia. Ah, No, è arrivato Giorgio Massimo. benissimo, allora termino, tempo di, sì, di finire le notizie. Allora, il settimanale che andrà in onda anche questa sera su Video Telecarnia intorno alle ore 23, quindi per tutti coloro che ci ascoltano in Friuli Venezia Giulia, Istria e Veneto Orientale possono sintonizzarsi su questa emittente appunto intorno alle ore 23. A taglio primo vi ricordo la trasmissione dedicata al primo anniversario della morte di Italo Sbrogio, sindacalista anni 60-70, scrittore, un uomo e grande lavoratore che ha sempre dedicato la sua vita per il prossimo. Tante furono le dure battaglie, un esempio chiaro, ancora oggi vivo ed attualissimo alla luce delle gravi situazioni che si sono venute a creare nel mondo del lavoro. Dunque immagini, testimonianze ed interviste in collaborazione sempre naturalmente con RST Science TV. Vi segnalo il secondo reportage, siamo a circa a taglio medio della home page, l'intervista all'ex europarlamentare, consigliere regionale Andrea Zanoni, noto come un importante
ambientalista. Intervista Andrea Zanone, si parla di un Veneto che è quasi come la terra dei fuochi. Gran parte delle falde acquifere, fino anche a 200 metri, soprattutto nella parte del Veneto occidentale, sono completamente inquinate e la gente ha il sangue avvelenato. Scusate se è poco questo. Poi ancora andiamo a taglio medio-basso, omicidio Medina, condannato il mandante Wilmar Nenecco Acosta, articolo che è pubblicato in collaborazione con la testata Antimafia 2000 di Palermo. Infine vi segnalo la diretta da RST Sius, cioè potete seguire i programmi di Sius TV, perché oramai questa emittente è come una terrestre con la sua piattaforma su internet e ci sono i programmi praticamente a getto continuo, cioè uno dietro l'altro. Con i televisori di nuova generazione, le smart TV, è possibile quindi seguirla anche appunto con il televisore. Dunque, alle 22:16 non vedo altre notizie di rilievo a parte questa ultima. Di questo forte terremoto che ha colpito l'Iran, 5.2 magnitudo. Restituisco la linea Antonella Trano e Ugo Lombardi per la diretta. Semmai, se ci sono aggiornamenti, riprenderemo al termine per eventuali approfondimenti. Dunque, a te, Antonella, prego. Grazie Massimo Bonella. Allora, ho il piacere di informarvi che questa sera è con noi il nostro direttore Giorgio Bongiovanni. Ciao Ciao Giorgio. Giorgio. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per. Grazie a te. Come stai, Giorgio? Ma devo rispondere alla presenza del mio medico. Devo dire la verità, sto benino, ecco, benino. È già un risultato rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, quindi va bene così, vuol dire che siamo in ripresa. Ti facevo questa domanda, Giorgio, anche perché penso che gli ultimi tempi siano stati per te parecchio impegnativi, viste le tante cose accadute. È da un po' che non ci sentiamo e vorremmo con te fare un piccolo piccolo passo indietro. All'incirca un mese fa moriva Totò Riina. Non abbiamo avuto modo di sentirci, quindi di sapere un po' qual è il tuo pensiero. Ecco, come pensi che si riordinerà Cosa Nostra? Si distaccherà definitivamente da quel modo di operare che Riina aveva imposto? Ma guarda, ti rispondo subito alla domanda. Forse avete anche in mente di parlare della requisitoria del processo trattativo. Assolutamente, sì, certo. Sì, e allora per arrivare a esprimere il mio pensiero su questo processo e sulla requisitoria in corso, una storica requisitoria, direi. E per quanto riguarda Riina, la morte di Riina è la morte del capo di Cosa Nostra fino a prova contraria, Salvatore Riina, per quanto recluso al 41 bis, in carcere di massima sicurezza e con l'isolamento quasi totale della sua persona, comunque era fino a quel momento. Soprattutto visto il fatto che non si era mai pentito, era il capo di Cosa Nostra. Le intercettazioni che la polizia giudiziaria, i magistrati avevano in possesso, davano quasi per certo che Riina era ancora il capo di Cosa Nostra, perché non, cioè nel recente passato prossimo, alcuni mafiosi palermitani intercettati che dovevano prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda gli affari di Cosa Nostra, dicevano tra di loro: ma non possiamo fare nulla finché non ci viene lo sta bene da Riina e Provenzano, oppure dicevano addirittura: finché loro, questi cristiani, sono vivi e noi non possiamo fare niente. Cioè, c'erano delle prove che la stessa mafia ci dava che Riina era il capo di Cosa Nostra e Provenzano era il suo, senza dubbio, secondo.
Quindi la morte di Riina e Provenzano, sottolineo, tutti e due, dà certamente spazio a tante situazioni che in Cosa Nostra sono rimaste in stand-by. Certamente Matteo Messina Denaro è un esponente, se non il capo, ma uno dei decisori che Cosa Nostra ha al suo interno. La persona più carismatica che può dare un'opinione assolutamente rilevante e ascoltata dentro Cosa Nostra. Non sappiamo se lui è il capo di tutta la mafia, perché non c'è stata una riunione, per quello che sappiamo, all'interno di Cosa Nostra che ha eletto un nuovo capo. Non lo sappiamo, non si sa, può essere sì, può essere di no. Quindi ci sono vecchi capi che sono usciti dal carcere, che si muovono in Sicilia, che hanno un certo carisma. Ci sono i figli di capi storici, sia quelli americani scappati in America, sia quelli tradizionali, cosiddetti corleonesi, che girano su Palermo e province in Sicilia. Ci sono vecchi boss o ultra settantenni o ottantenni, che hanno conosciuto benissimo Riina e Provenzano e, malgrado non avevano un ruolo potente, ma erano conoscitori e anche frequentatori di Riina e Provenzano, che potrebbero dire la loro. E poi ci sono i giovani rampanti, boss mafiosi palermitani, che da un po' di tempo a questa parte, cioè da quando Cosa Nostra non ha più la stessa valenza e la stessa potenza che aveva negli anni, appunto, che Riina e Provenzano erano latitanti, fanno affari con l''ndrangheta, che organizzazione criminale in questo momento la più potente del mondo, se non la più potente, sicuramente la più ricca. E quindi i capi palermitani siciliani hanno capito che l''ndrangheta in questo momento è preponderante, diciamo che è diventata forse la sorella maggiore di Cosa Nostra. Però Cosa Nostra conserva assolutamente il carisma e anche quella capacità ricattatoria verso lo Stato, perché sono gli uomini di Cosa Nostra, certamente Matteo Messina Denaro, che conosce i legami che aveva Riina. Riina ce lo dice dal carcere, nelle intercettazioni famose con il boss pugliese della Sacra Colomita, quando dice lui, quando racconta che lui aveva detto, e anche Brusca ci racconta in un verbale, dice: sanno tu, se a me mi succede qualche cosa, sanno tutto i Viciotti, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. Quindi il Messina Denaro oggi ha una capacità ricattatoria verso lo Stato italiano inimmaginabile. Tant'è vero che noi non ci spieghiamo assolutamente come mai un personaggio di questo tipo, l'uomo più ricercato al mondo della mafia, continua a circolare tranquillamente, se non tranquillamente, ma insomma mezzo tranquillo, in quel di Castelvetrano, perché nessuno riesce mai a prenderlo, se non ha, se, sicuramente ha delle protezioni di alto livello. Concludo questo passaggio dicendo una cosa, Antonella e dottore e tutti gli altri amici collegati: a Palermo c'è una mafia che da sempre comanda ed è la mafia invisibile. Il dottore Niceta, intervistato dal sottoscritto adesso, grazie a Dio, sotto l'Istituto Centrale di Protezione dello Stato italiano, perché è diventato testimone di giustizia, non collaboratore, testimone, mi ha raccontato che la vera mafia a Palermo non è Cosa Nostra, che è il braccio violento e militare della vera mafia. La vera mafia a Palermo sono i colletti bianchi, cioè tutti quelli che, come lo zio e il papà, ma soprattutto lo zio, comandano e hanno
diciamo, una potenza politica economica in Sicilia, e sono quelli, mi diceva Angelo Niceta, la vera mafia. Quando lui ha visto a casa dello zio, un imprenditore famoso di Palermo, ha visto bazzicare Provenzano, Graviano, Buttadauro, e non bazzicare come capi, bazzicare come persone che attendevano da questa mafia invisibile direttive, suggerimenti, affari. Quindi chi comanda oggi dopo Rina, cara Antonella, comanda chi ha comandato sempre, perché Rina sarà sostituito da un altro e loro, gli insostituibili, gli invisibili, continuano a comandare purtroppo in Italia, a Palermo e nel mondo. Quindi, scusami Giorgio, quali caratteristiche, diciamo, dovrebbe possedere il successore? È una mafia ormai antica, o ci sono delle iniziative moderne? Come deve essere il successore del capo mafia, l'attuale? Se parliamo della mafia militare, per la mafia invisibile purtroppo abbiamo solo qualche sprazzo che Angelo Niceta e spero arrivino altri personaggi che lui ci hanno aperto. Qui ancora, se dottore, abbiamo la tradizione che ci sono ancora i nobili, ci sono i conti, le contesse, i principi che hanno titoli. Quindi, ma in realtà sono personaggi che lavorano nella City di Londra, fanno affari nella borsa di New York, fanno affari con le grandi multinazionali, ma hanno questi titoli: il conte Rossello, il principe di Bagheria, la contessa di Villagrazia. E quindi sono dietro questi titoli: il massone, il capo della massoneria di Palermo Tizio, il gran maestro della massoneria di Trapani Caio. Questi sono, poi abbiamo delle famiglie famose, perché in sotto processo, come la famiglia Dalì di Trapani, che aveva dato lavoro al padre di Matteo Messina Denaro, che gli faceva da campiere, famiglie che possiedono banche. Il Banco di Sicilia, una delle banche più potenti della Sicilia, è stato per tantissimi anni, tradizionalmente, il padrone era la famiglia nobile dei Dalì di Trapani. Quindi la mafia, dottore, è quella. Rina è un capo militare. Quindi il nuovo capo militare non lo so, probabilmente Matteo Messina Denaro è uno dei colonnelli. Però se metteranno a Totuccio Tizio, a Salvatoruccio Caio o a Peppino Sempronio, a me non mi cambia molto la situazione, perché abbiamo capito che chi comanda sono quelle persone alle quali accennavo prima. E che hanno i contatti forti. Noi avevamo una famiglia qui a Palermo famosissima, potentissima, che si chiamava Salvo, i famosi cugini Salvo. Questa famiglia, che poi grazie a Giovanni Falcone abbiamo scoperto il maxi processo, perché Falcone li fece arrestare, questa famiglia abbiamo capito che erano mafiosi, ma erano ufficiali della riscossione delle tasse, del Dazio. Erano questa gente qui che già allora possedevano, ricordo che io ho letto questa storia, 200-300 miliardi in banca. Stiamo parlando degli anni 70, quando 200-300 miliardi era una fortuna inimmaginabile, ed erano amici fraterni del presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Erano amici fraterni del politico più potente in Sicilia, che si chiamava Salvo Lima, ed erano la cerniera tra la mafia e la politica. Questi fratelli Salvo non erano nient'altro che quella categoria di borghesia mafiosa che a Palermo ancora, anzi, ora più che mai, comanda
e ha messo a tacere il pazzo Riina, il violento Riina, che da generale militare aveva ambizioni di diventare chissà che, e che Riina è stato usato fino a che doveva essere usato, poi è stato anche venduto. Noi ricordiamo che Provenzano ha guadagnato 15 anni di latitanza con la cattura di Riina, perché una volta che ha arrestato Riina, alla fine nelle intercettazioni Riina ammette che l'ha venduto Provenzano, e Provenzano è stato il colonnello ubbidiente, giudizioso, al servizio di questa gente. Quindi la mafia è questa, quella della quale vi ho parlato prima, non è Riina. Certo. Dunque Giorgio, come dicevi tu poc'anzi, dobbiamo assolutamente parlare di questi tre giorni trascorsi, tre giorni dedicati all'udienza per la requisitoria del processo sulla trattativa tra Stato e mafia in sede d'assise a Palermo. Giorni importanti, come tu hai definito giustamente Giorgio, storici, ma ecco, possiamo cercare di capire da te quali sono stati i punti salienti di forza di questi tre giorni di requisitoria? Ma io, a mio giudizio, noi Antimafia 2000 sta seguendo tutti i giorni i nostri inviati personalmente e nei limiti del mio possibile anche personalmente in aula. Oggi sono andato e domani ci ritorno. E abbiamo ascoltato intanto il dottore Roberto Tartaglia che ha concluso una parte della sua requisitoria. E adesso stiamo ascoltando la terza parte, che dovrà continuare forse domani o comunque dopo le vacanze, del dottore Nitti Matteo. Ecco, questa requisitoria io la considero storica e che spero che Antimafia 2000 abbia la possibilità, noi ce la metteremo tutta, di creare un tomo, un volume, testo gratuito, non in vendita, ma a disposizione della comunità italiana, perché lo Stato italiano, ma magari noi pensiamo che non darà nessun seguito, non stamperà nessun volume di questa requisitoria storica, anche perché la controparte dice una requisitoria di parte, lo Stato deve invece essere al di sopra delle parti. Comunque vedremo la sentenza se darà ragione all'accusa, speriamo di sì, perché speriamo di sì, non perché siamo fanatici o perché siamo esaltati. Nel merito, questa requisitoria dimostra scientificamente, matematicamente, logicamente, razionalmente e con quelli che in gergo vengono definiti fonti di prova, dimostra che gli imputati hanno commesso quel reato. Cioè che lo Stato, per dirla senza tecnicismi agli ascoltatori, una parte dello Stato italiano in quegli anni, alti livelli vertici dello Stato italiano di quegli anni, hanno trattato con Cosa Nostra, cioè con Riina e Provenzano, e la trattativa infame, vergognosa e miserabile probabilmente ha fatto condannare e uccidere Paolo Borsellino, e che la trattativa è stata famigerata, chiamatela come volete, e viene dimostrata in questa requisitoria con un linguaggio alla portata di tutti, giovani, studenti, persone che non sono addetti ai lavori, è una requisitoria del popolo, perché ci sono le prove, ci sono intercettazioni telefoniche, ci sono la testimonianza incrociata, intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, ci sono le stesse testimonianze dei mafiosi, cioè Riina, la maggior parte e in parte Giuseppe Graviano ci confermano che trattativa ci fu. Ci sono vecchie sentenze passate in giudicato, riprese e riportate in dibattimento, dove dimostrano che la trattativa c'è stata. E poi quello che mi ha colpito fino adesso da parte di Tartaglia e di Matteo
è la perfetta, il perfetto sincronismo, cioè la relazione logica che c'è e che c'è stata tra gli eventi e diciamo la prova matematica, perché molti in quel momento, sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio, cercherò di essere sintetico per quanto già credo che sono abbastanza prolisso, c'è la prova, sono gli stessi mafiosi oltre che i collaboratori di giustizia che dicono in aula che questa trattativa c'è stata. Sono state ricordate le testimonianze di Rosario Naimo, un personaggio vicino a Riina, molto potente, che poi è diventato collaboratore, che fa dire a Riina determinate cose che dimostrano che la trattativa era in corso. Sono le testimonianze del dottore Antonino Pinà, non pentito, mafioso ancora oggi, ma che dichiara attraverso confessioni che ha fatto con colleghi del carcere e con altri personaggi che lui si era stato caricato di enorme responsabilità con questo papello. Ci sono le testimonianze di Massimo Ciancimino, per quanto si è autosuicidato e ha commesso degli errori gravissimi, ma quelle cose, quelle dichiarazioni e quei documenti che ha portato, ci sono stati dei riscontri. C'è la testimonianza dei figli di Massimo Ciancimino che si sono distaccati e dissociati dal fratello e odiano il fratello e non hanno nessun motivo per avallare il fratello, ma che avallano quello che il padre Vito aveva confessato loro, di questa famigerata trattativa, di parti della trattativa. Ci sono le testimonianze, come ho detto prima, degli stessi mafiosi e di grandi collaboratori di giustizia, da Brusca, Spatuzza, Antonino Giuffrè. Ci sono le testimonianze, paradossalmente, degli stessi imputati, cioè quelli che adesso vogliono essere assolti da questo reato, che non è la trattativa ma è un altro, ma comunque trattativa si tratta, cioè Mori e De Donno, che alla procura di Firenze nel 1998 furono i primi a dire sì, intavolammo una trattativa tra noi e Cosa Nostra, e adesso ci vogliono raccontare invece che loro erano degli innocenti. Detto questo, poi ci sono i servizi segreti, la falata e tante altre cose che io vi invito, noi abbiamo pubblicato tutto, è tutto nel sito, tante altre cose che ci fanno dire che questa è una requisitoria storica che è ancora agli inizi, perché dobbiamo ascoltare tutta la parte di Di Matteo, ma poi ci sarà Del Bene e Teresi, e crediamo, noi pensiamo che Di Matteo concluderà la requisitoria finale. Ci sono, diciamo, ancora molte cose da ascoltare, ma sono la sintesi perfetta di queste 200 e passi udienze, dove finalmente per la prima volta nella storia di Falcone e Borsellino hanno messo alla sbarra la mafia e parte dello Stato italiano che ha tradito la Costituzione e si è venduta l'anima al diavolo. Questo è quello che penso. Giorgio, prego, ti volevo fare... hai detto che ci sono stati praticamente dei mediatori, cioè abbiamo letto quello che è stato scritto dagli interrogatori, abbiamo ricavato che ci sono stati dei mediatori appartenenti alle forze dello Stato, ma come potevano avere loro l'autorità di mediare? Cioè, come potevano loro esercitare un'azione politica se non pensando che ci fosse qualcuno sopra di loro a chiederglielo, insomma, dal punto di vista politico, voglio dire. Ottima domanda. Infatti nel processo si evince chiaramente che i carabinieri, colonnello Mori e il capitano De Donno, erano solamente degli inviati di personaggi molto più al di sopra di loro. Infatti c'è tanto un altro imputato al processo che era il diretto superiore di Mori e De Donno, cioè il generale comandante del ROS dei Carabinieri, Subrano, il quale è imputato appunto perché non solo non poteva non sapere, ma per chi conosce la storia dei Carabinieri come me e come voi, penso,
i carabinieri ubbidiscono degli ordini solo dei superiori e non intraprendono mai un'iniziativa personale, sempre sotto diretta osservazione del proprio superiore. Quindi su Brani già il generale comandante del ROS è un personaggio al di sopra dei carabinieri che dà, se non l'ordine, ma l'approvazione a questa trattativa. Poi abbiamo l'ex ministro Mancino, il quale, secondo Riina, che dice a Brusca, Brusca dà testimonianza che Riina parla di Mancino come colui con il quale sta trattando. Riina non nomina mai i carabinieri, perché Riina, essendo il capo della mafia, non si abbassa a nominare, stanno parlando i carabinieri. Lui fa il nome a Brusca e dice il terminale, parla di un suo pari, cioè un ministro della Repubblica Italiana che si chiama Nicola Mancino, ha detto di Riina, dice Riina, ho fatto delle richieste, vediamo, Mancino mi deve rispondere. Poi abbiamo anche altri personaggi insospettabili, per esempio viene a sapere di questa trattativa perché è informato direttamente dai carabinieri, l'ex onorevole Luciano Violante, che era il presidente della commissione addirittura parlamentare antimafia, che viene a sapere che c'è in corso questa trattativa tra i carabinieri e Ciancimino, cioè Ciancimino è il tramite di Riina e Provenzano, e non fa nulla, non si precipita a gambe levate alla procura di Palermo a dire intanto a Borsellino, che era ancora vivo, che i carabinieri stanno facendo una cosa sporca che non devono fare. Se la suppa, se la tiene per sé il signor Luciano Violante, il paladino dell'antimafia, quello che doveva prendere la medaglia d'oro dell'antimafia, se la tiene per sé e quindi non comunica né a Paolo Borsellino né a nessun magistrato di questa trattativa. Quindi abbiamo detto Mancino, Luciano Violante è un altro personaggio potente. Poi abbiamo il signor Claudio Martelli, che gli viene nella memoria solo dopo che Massimo Ciancimino racconta ai magistrati quello che ha raccontato, che c'erano i carabinieri che stavano facendo un lavoro sporco, ma il signor Claudio Martelli nel 92 non si sogna nemmeno di andare a raccontare ai magistrati. Lui dice che l'ha detto a una collaboratrice di Paolo Borsellino, potrebbe essere vero, ma non si è catapultato a gambe levate alla procura di Palermo a dire che c'era questa cosa. Poi abbiamo il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, che è morto purtroppo, che a nostro giudizio oggi sarebbe sotto processo a Palermo per lo stesso reato degli altri imputati, perché è il terminale definitivo della trattativa. Oscar Luigi Scalfaro, malgrado morto, è entrato in queste 200 udienze spesso nel processo, perché i suoi strettissimi collaboratori hanno in qualche modo dato l'input o addirittura partecipato alla trattativa. C'era il capo della polizia Paris, un altro personaggio morto purtroppo, che sarebbe stato imputato in questo processo. Quindi voi vi rendete conto, veramente dico agli ascoltatori, ma vi rendete conto, se non fossero morti Scalfaro, Parisi, che lo Stato italiano, dal Presidente della Repubblica in carne ed ossa fino a ufficiali dei carabinieri, oggi sarebbero sotto processo a Palermo in qualche modo per aver avuto a che fare con la mafia? Quindi, se questo non è un processo storico, io non lo so quali sono i processi, quali devono essere i processi storici. Scusami Giorgio, prego, prego. No, finisco. Dicevamo, chi c'era dietro i carabinieri? Alla fine, dietro i carabinieri c'era il Presidente della Repubblica in persona che stava trattando con Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Questo c'era. Ma come interpretare la soluzione di Mannino? Una testa di ponte della politica. Come possiamo... l'interpretazione, diciamo, è varia. È stato assolto perché... Mannino è uno di quei terminali della trattativa che io ho messo perché sono per ragioni di sintesi, quindi ti ringrazio dottore che me l'hai ricordato. Mannino. Grazie Giorgio. È un altro terminale della trattativa, perché Mannino tratta con Cosa Nostra per altri motivi.
scaturiscono tutti nello stesso motivo. Matteo si trova nella vita perché è venuto a sapere, è venuto a sapere che tra i condannati alla Cosa Nostra, perché è considerato traditore in quanto non ha mantenuto i patti. Mannino usa il canale della trattativa, se non lo addirittura da lì lui, perché deve salvarsi la vita. La vita è, quindi cerca di trattare con i carabinieri e vedere che cosa può ottenere per salvarsi la vita, in quanto la seconda persona politica potente siciliana che deve essere uccisa, secondo le strategie di Cosa Nostra, è proprio lui. Perché quando Mannino vede sul selciato collega Lima, pozza di sangue, subito dice: la seconda persona sono io, perché doveva essere ucciso? Perché aveva fatto da una vita la lotta contro la mafia, aveva fatto comizi, repressioni, accusato la mafia, i poveri mafiosi. No, perché Mannino, secondo Rina, a un certo punto si è tirato indietro e non ha più mantenuto i patti, le promesse elettorali che aveva fatto la mafia per dare loro l'impunità. Quindi Mannino si salva la vita, viene assolto perché i giudici della procura di Palermo, scusa, della giudicante di Palermo, hanno deciso di assolverlo. Secondo me hanno fatto un errore, in quanto non hanno tenuto conto delle prove che la procura ha portato, ed erano secondo me delle prove schiaccianti, perché Mannino addirittura ha partecipato a matrimoni di personaggi mafiosi, è stato al matrimonio di capi mafia. Quindi io non lo so il giudice in quel caso, quel giudice di Palermo, che cosa voleva su Mannino, che cosa voleva, che si incontrasse e si baciasse con Rina, non lo so. Io posso solo criticare le sentenze, ma certamente non giudicarle, ci metterà qualcun altro a farlo. In quanto nella trattativa Mannino ha giocato questo ruolo cercando di salvarsi la vita, in parte ci è riuscito, perché la vita se la sono salvata lui, se l'è salvata Giulio Andreotti, se l'è salvata Claudio Martelli, se l'è salvata Vizzini, Purpura, tutto quel gota della Democrazia Cristiana che Rina voleva uccidere, e invece misteriosamente, non tanto misteriosamente, ma misteriosamente, lo dico per sarcasmo, Rina devia le sue condanne a morte verso Falcone, Borsellino, innocenti nel 93, perché qualcuno potente lo ha convinto che era meglio risparmiare quelle vite miserabili degli ex democristiani e invece intraprendere un dialogo forte, buono, convenevole con la nuova forza politica che stava discendendo in capo, cioè con Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi e tutta quella gentaglia lì delinquente che ha la faccia da culo da presentarsi di nuovo alle elezioni e chiedere i voti agli italiani. Martelli era socialista, eh? Infatti Giorgio, volevo farti proprio questa domanda. Il secondo giorno di requisitoria Roberto Tartaglia ha dedicato tutta la sua esposizione al ruolo che Marcello Dell'Utri ha ricoperto, definendolo come individuato da Rina stesso referente politico per Cosa Nostra. Oggi Giorgio ci ritroviamo di fronte a quel personaggio che tu hai ben definito, che si ripresenta ancora una volta con Marcello Dell'Utri, che balza ancora agli onori della cronaca perché sostiene che il suo stato di salute sia incompatibile col regime carcerario. Di botto l'orologio del tempo è stato portato indietro di 23 anni. Marcello Dell'Utri è un personaggio importante perché ritenuto da Salvatore Rina durante le intercettazioni che abbiamo ascoltato con il mafioso della Sacra Corona Unita, ed è Marcello Dell'Utri nominato da Salvatore Rina, se non piglio errori sarà lui insieme ad altri uno o due persone uniche nelle centinaia di persone che Rina, decine di persone che Rina nomina, mafiosi, politici, martiri, magistrati, ed è, credo,
l'unica o insieme a uno o due persone al massimo che rinomina e la considera una persona seria, una brava persona. Nel linguaggio di Cosa Nostra, una persona seria, una brava persona, significa una persona con la quale Rina si darebbe il cuore, si fiderebbe. Quindi, questo per quanto riguarda il linguaggio di Cosa Nostra. Nelle prove acquisite per quanto riguarda il Marcello Dell'Utri, il senatore di Forza Italia, e Forza Italia è stato dimostrato con con prove sufficienti, anzi al di là della sufficienza, che lui è un aderente a Cosa Nostra, sebbene non combinato, quindi un cosiddetto agente mafioso esterno alla mafia, che ha preso il posto, se già non l'aveva prima, per certi versi o per altri versi, di Salvo Lima e di quel predunione tra la mafia e politica, in quanto personaggio sempre legato a Cosa Nostra sin dagli anni 70, personaggio che ha fatto avere a Cosa Nostra centinaia di miliardi delle vecchie lire, quindi centinaia di milioni e milioni di euro a Cosa Nostra, grazie alle donazioni, tra virgolette, che Silvio Berlusconi ha fatto alla mafia palermitana per anni e anni, negli anni 80, 90 e 2000 e forse ancora oggi, non lo sappiamo. E Dell'Utri quindi ha fatto arricchire Cosa Nostra e ha arricchito anche Silvio Berlusconi, perché Dell'Utri è stato il tramite di Cosa Nostra per investire a Palermo tutte le Milano che Berlusconi ha fatto, Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 4, Milano 5, Milano infinita. Quindi noi pensiamo, ma questo è un mio giudizio personale ricavato dalla logica, che mezzo patrimonio di Silvio Berlusconi appartiene alla mafia. Marcello Dell'Utri è indispensabile sia a Cosa Nostra sia a Silvio Berlusconi. Indispensabile il suo silenzio, indispensabile qualora dovesse ritornare in campo, a casa, agli arresti domiciliari, nel letto di un ospedale, la sua presenza, perché lui è depositario di tutti gli ultimi segreti di 20 anni del rapporto mafia e politica, ed è anche il garante, non credo ce ne siano ancora molti in giro, del rapporto mafia e politica, perché Marcello Dell'Utri non si è limitato solamente al rapporto Cosa Nostra e potere, eccetera. Allargato con il, ed è anche un personaggio importantissimo che è interlocutore della mafia in questo momento più potente in Italia, l'Andrangheta, perché Marcello Dell'Utri è stato chiamato a interloquire, a fare da tramite per affari e contraffari anche dall'Andrangheta. Poi c'è la massoneria, Marcello Dell'Utri è implicato anche nella famosa inchiesta della P4, dove ci sono faccendieri, massioni, imprenditori impelagati nel rapporto appunto tangenti, corruzione. Quindi un personaggio importantissimo che adesso ci vogliono incitare, presto che viene discriminato, torturato, perché non è mandato a casa. In realtà Marcello Dell'Utri è colato, cullato, accarezzato da tutto il gota della politica italiana, perché Marcello Dell'Utri, se si incazza e dice mi sono rotto e comincia a parlare, credo che 20 anni di Stato italiano vanno totalmente a rotoli. Giorgio, viene di conseguenza, insomma, una anche un paio di domande, ne verrebbero tante, ma queste, insomma, abbiamo visto qualche ministro dei tempi non lontani, parlo dei ministri degli interni, quindi abbiamo fatto i nomi di alcuni ministri che sono andati via perché temevano di essere ammazzati dalle organizzazioni malavitose, mafia, 'ndrangheta. Abbiamo visto quindi questa gente che faceva parte del governo che è scappata davanti a queste organizzazioni. Ma per dichiarare guerra alla mafia che ci vuole? Chi deve farlo se i ministri scappano? I ministri sono scappati perché più che scappati, già da miserabili, sono scesi, hanno cercato i mafiosi. Rina si vanta
E purtroppo ha ragione. Purtroppo in questo caso devo dare ragione a Rini. Si vanta che è stato cercato. Sì, a me mi hanno cercato loro, dice Rini. Sì. Io non ho cercato a nessuno. Quindi i politici sono così miserabili che non solo scappano, ma cercano di salvarsi il culo, cosiddetto, scusate la frase, andando, sì, a cercare, andando a cercare Rini in persona e a chiedere perdono e a risparmiare la vita. Questi sono i politici nostri, grazie a Dio, non tutti, ma una parte di politici sono questi. Quindi per scatenare la guerra alla mafia, distruggerla, ci vogliono persone con la schiena dritta, magistrati, come Di Matteo e il pool della trattativa, come il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, che sono andato a trovare stamattina, anzi ieri, scusate, per fare omaggio della nostra rivista antimafia, che lui apprezza tantissimo, magistrati come Giuseppe Lombardo, Nicola Gratteri, Escarpinato e Curcio e della Procura di Napoli, anche di Milano, insomma ci sono un centinaio, per essere buono, i magistrati che hanno scatenato la guerra madre. Sono, purtroppo nella politica non sono un centinaio, magari lo fossero, sono molto, ma molto, ma molto meno. Nella società civile, diciamo, ce ne siamo, oggi è la dimostrazione in questa radio che c'è una società civile che vuole fare la lotta alla mafia, e poi c'è qualche giornalista, come il sottoscritto, come giornali come il Fatto Quotidiano e qualche altro, che cercano, insomma, di resistere. La lotta, la guerra, la mafia, per annientarla, la dovrebbe fare il governo, qualsiasi esso sia, il governo. Il governo che vincerà le prossime elezioni, cari ascoltatori, mi permetto di fare questo appello, deve garantirvi la sconfitta della mafia, se no non votate nessun partito, astenetevi. Se il 90% delle persone in Italia non vanno a votare, i politici si devono suicidare. Il Presidente della Repubblica deve prendere delle decisioni di autorità forte. Io questo mi auguro. Il Movimento 5 Stelle, il nuovo movimento del Presidente Grasso, devono, se vogliono andare al governo, dire noi la priorità assoluta è battere la mafia. Non ci sono altri programmi, perché tutto quello che succede in Italia dipende, dei problemi grossi che abbiamo in Italia, dipendono solo dalle organizzazioni criminali che sono le più ricche di tutte le multinazionali italiane. Quindi noi vi chiediamo i voti per poter avere la maggioranza assoluta, mobilitare l'esercito, tutta la polizia, tutte le forze della Guardia di Finanza, tutte le forze dei carabinieri, tutte le tre forze militari, aviazione, esercito e marina, per annientare tutte le mafie che ci sono in Italia e buttare la chiave nel fiume e far marcire tutti i capi della mafia in carcere e allontanare per sempre dalle funzioni pubbliche tutti coloro che hanno colluso con le mafie. Questo è il programma che, a mio giudizio, deve presentare la forza politica che vuole comandare in Italia. L'unico punto dell'unico programma nell'agenda programmatica del governo deve essere questo. Dopo, questo deve essere il primo punto. Sotto, dal primo si passa al decimo punto, quindi si saltano 9 punti e si inizia poi a dire: dopo che abbiamo sconfitto le organizzazioni criminali, allora faremo le pensioni, daremo lavoro ai giovani, nella sanità faremo queste riforme, faremo la riforma della Costituzione in questo modo, in alcune parti perché è vecchia, daremo le tasse, le diminuiamo perché abbiamo questi parametri, e tratteremo con le banche, troveremo dei parametri giusti perché non devono fregare la gente. Tutti i punti che si stanno discutendo oggi, che vedo ogni giorno, e mi faccio il fegato amaro, devono andare al decimo punto. Quindi dal primo si passa poi al decimo, ma non possiamo porre in essere nessun
quadro programmatico, nessun effetto, nessuno, come dire, nessuna programmazione politica possiamo fare in questo paese se prima non sconfiggiamo tutte le mafie. Chiediamo al popolo italiano un anno di sacrifici, perché devo mobilizzare tutte le forze che ho a disposizione, quindi decine di migliaia di forze dell'ordine, per distruggere definitivamente le mafie. Farei anche una legge marziale, quindi la legge marziale significa che posso andare dentro la casa di chiunque senza permesso di nessuno, tranne la magistratura, e arrestare tutti i sospetti mafiosi, tutti i collusi mafiosi. Questa è la mia opinione. Io, se non c'è, allora, vi dico già la mia, a chi voterò, se non c'è questo progetto programmatico nella forza politica, chiunque, anche di destra, non mi interessa, che mette al punto quello che vi ho appena detto, io non voterò quest'anno, sarò. Deve darmi segni, o di anche le forze politiche devono dirmi: noi consideriamo nel nostro programma come ministro della giustizia tale personaggio importante. Allora nemmeno le forze nuove politiche tipo 5 Stelle mi convinceranno, se non saranno forti, dure, severe e molto molto violente contro la mafia. Purtroppo il nostro tempo è finito e le tante domande che scaturiscono da queste tue ultime affermazioni te le rivolgeremo durante la prossima trasmissione, se tu naturalmente potrai essere nostro ospite. E vorrei chiudere, come dici Giorgio? Volentieri. Certo, compatibilmente con i tuoi impegni. Però vorrei chiudere facendo i complimenti al capo redattore di Antimafia 2000, Aaron Pettinari, che ha ricevuto il premio Sant'Elpidiese dell'anno. Credo che questo sia un bel risultato per tutta la redazione. È un po' un premio che si condivide, credo, che testimonia l'impegno quotidiano. Assolutamente. Quindi, auguri. È un merito per tutti quanti, per Aaron naturalmente, che con il suo libro Quel terribile 92, la sua prima, come si dice, il suo primo sforzo editoriale, ha conquistato tantissimi consensi, e naturalmente speriamo che questo possa proseguire per lui e per tutta la redazione. Ricordo l'indirizzo www.antimafia2000.com. Ricordo che è possibile anche effettuare l'abbonamento alla rivista o cartacea o in formato PDF. Basta cliccare sull'apposito link che trovate sull'home page. Ti ringraziamo, Giorgio, per essere stato con noi questa sera. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi, un abbraccio. A presto, grazie, a nome di Aaron. Grazie. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Presto, ciao dottore, ciao a tutti voi. Grazie. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio da Venezia. Ciao Massimo, ciao. Ciao. Ecco Massimo, hai gli ultimi aggiornamenti da darci? Terremoto. No, diciamo che non ci sono stati sviluppi, rimane sempre quella forte scossa in Iran, ma non ci sono aggiornamenti in merito. Al momento l'unica cosa che posso dirvi è un flash di sport: Coppa Italia, ottavi, Juventus Genoa 2-0. Ecco, la Juve supera gli ottavi col 2-0 al Genoa. E con questa notizia, Bonella, noi andiamo a dormire molto più tranquilli. Per una volta tanto non ci sono stati, insomma, terremoti o uragani, insomma. Ma comunque non abbassiamo la guardia, perché insomma io a volte seguo un po' tutte le varie fonti informative sui terremoti. C'è l'arco appenninico che spesso trema, insomma, non solo in centro Italia, ma a volte ci sono delle scosse anche verso nord, quindi c'è un po' una situazione così in movimento, quindi non abbassiamo la guardia. La terra è viva. La terra è vita, la terra si sta anche difendendo da un uomo che la sta distruggendo, perché se guardiamo inquinamento, Chernobyl, Fukushima, tanto per citare alcuni esempi più lampanti, cioè un uomo che si vuole suicidare, che va a minare la propria casa dove abita. Mi domando gli animali cosa dovrebbero dire.
Poverini, infatti, sono coloro che peggio subiscono. E poi l'uomo si permette addirittura di usarli, di torturarli, di sterminarli, questo è gravissimo. Cioè, io a volte mi domando, non so, se qualcuno si stanca dall'alto, il creatore, colui che ha creato questo ben di Dio, no? Cioè, magari qualche fulmine a cielo terzo potrebbe arrivare in testa a qualcuno. Sì, perché questi sono, e concludo, questi sono gli assassini della vita. Assassini della vita. Dovrei aprire lo studio a far parlare qualche animale, qualche, non so, ad esempio, non so, un gatto, un cane, un volatile, portarlo qui in studio. Poi, ovviamente, questo è simbolico, parlo io per loro e dico: umanità, ma insomma, dove vuoi andare? Vuoi essere poi più evoluta di noi animali? Mi sa che è l'esatto contrario, i fatti dicono questo. Quindi, non so. Anche qui, ecco, cerchiamo di tenere le antenne dritte, perché io credo che la Terra si stia stancando, e come ogni essere umano butta fuori gli anticorpi in questo caso possono essere appunto gli uragani, i terremoti, eccetera. Bene, Massimo, grazie per essere stato con noi. Grazie, questa sera. Grazie a voi, ragazzi. Editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, salutiamo Ugo Moreno da Modena, ciao Ugo. E lo ringraziamo. Grazie a voi, e saluto tutti quanti, e auguro un buon Natale. Certo, esatto, buon certo. Natale Massimo, buon Natale Ugo, e buon Natale a tutti voi amici ascoltatori. Ci risentiamo il nuovo anno, speriamo che sia un po' meglio. Speriamo di sì. Da quando sono nato che dicono sempre che sarà meglio, che sarà un anno bellissimo, migliore, eccetera. Poi è peggio di quello precedente, quindi insomma. Dipende tutto da noi, Massimo, quindi. Certo, esatto, vero, vero. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi, buon Natale, buon anno, e ci risentiamo presto. Arrivederci. Auguri a tutti. Merry Christmas. Merry Christmas.